Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Adugior Destra e Roduno Estab Radio. Come di consuetudine, do sempre le notizie dello sport, del mondo dello sport regionale, internazionale e nazionale. Andiamo a vedere le notizie dello sport regionale. Prima di tutto, eccolo qua. L'Udinese parla Tudor, salvo l'Udinese, poi la rilancio. Notizie invece della basket playoff, CSA smarrita, Casale la domina e ora sotto 2-0. Andiamo invece a vedere le altre notizie dello sport nazionale e nazionale, appena arrivata in redazione la notizia di Buffon. In Serie A, Buffon dice addio alla Juve, ma non al calcio. Ho proposte stimolanti dentro e fuori dal campo. Notizie proprio che le 5 cose che abbiamo capito dopo la conferenza stampa di Gigi Buffon. Andiamo proprio a vedere: il portiere non ha annunciato l'addio al calcio giocato come si attenderebbero in molti, ma soltanto quello della Juve. Resta comunque da capire che si tratta di una decisione definitiva, se ci ripensa la prossima settimana e dove dovrebbe giocare, se confermasse l'intenzione di continuare. No, uno è una delle 5 cose. Uno, non ha ancora deciso cosa fare. Due, non giocherà più in Italia. Tre, non giocherà più con l'Italia. Quattro, non giocherà in campionati di secondo livello. Quinto, non diventerà dirigente della Juve nell'immediato. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vedere internazionali d'Italia. La cosa è Boella. Un italiano come Fognini non tradisce. Sconfitto Kojovic. Fabio vola ai quarti di finale dell'internazionale d'Italia. E questa è una bella notizia. Tappa numero 12 da Osimo a Imola. All'autodromo Enzo e Dino Ferrari. Oggi una tappa per velocisti. Ci provano nella 12ª tappa. Si arriva a Imola dopo 214 km. Notizia di Europa League: finita ieri la finale con la finale di Europa League giocata a Lione e l'Europa League dell'Atletico Madrid. Doppietta di Griezmann e KB 3-0 al Marsiglia. Quindi l'Europa League l'ha vinta l'Atletico Madrid. Notizie invece dei giornali sportivi del web: Roma e Real Madrid punta Alisson, Napoli e Sarri matrimonio in vista. Notizie di Serie A: Pirlo, dico addio senza rimpianti. Il miglior tecnico, Conte. Serie A di basket, migliore giocata della Serie A tra Milano e Cantù. Serie A ancora Napoli per il doppio Reina, un tedesco. Attenzione, Aleno. Notizie proprio della Cantù Emporio Milano, ha vinto Milano per 74-65. Notizie invece della NBA di notte, della giocata della notte. Paul ipnotizza Curry e serve l'assist perfetto per la schiacciata di Tugan. Giusto invece riscatta e pareggia la serie con Golden State. Andiamo a vedere invece altre notizie di nuoto. Kate Ledecky si supera ancora. Polverizzato in 5 secondi il record nei 1500. Froome dal Giro d'Italia dice: non posso smascherare gli infortuni, sono uscite le botte di Gerusalemme. Emre Can, niente mondiale con la Germania, la Juve deve preoccuparsi? Notizie invece dei mondiali, manuale su come sedurre le russe e bufera sulla fede del calcio argentina. Gran Premio di Francia, che sarà in questo weekend a Le Mans. Yamaha e Rossi già all'ultima spiaggia, ma anche Dovizioso deve reagire. Notizie invece della Lazio: cauto l'ottimismo per lui Alberto e recupera almeno per la panchina contro l'Inter. Vedremo. Notizie invece sulla Serie B.
La magica annata di Andrea, Matteo e Marco. Brighi, tutti brighi. Tre fratelli e tre campionati vinti. Dopo De Vrij e Samoa, l'Inter pensa a Ilicic. Si può chiudere a 15 milioni di euro. Serie A ancora Raphinha vuole restare all'Inter, parola di Mazzinho. Mazzinho, dipende tutto dalla società. Notizie invece da Roma. Plisnikova perde la partita e la testa, distrutto lo scalpello del giudice di sedia. Notizie invece della Serie A, Joao Pedro colpevole, dovrà stare fermo 6 mesi per doping. Mondiali convocati dell'Inter e dell'Inghilterra per il Mondiale 2018, snobbati Seker e Hart, c'è Alexander Arnold. Notizie di Serie A, colpo Juve, da Barcellona in arrivo il Golden Boys della cantera Pablo Moreno. Notizie della Formula 1, seconda giornata di test a Barcellona, Bottas davanti ma Giovinazzi è a 7 decimi di secondo. Notizie, andiamo a vedere. Superliga, Sporting Lisbona, tifosi incappucciati aggrediscono staff e giocatori. 21 arresti. Andiamo a vedere invece i risultati delle gare o partite di ieri. Beh, ieri c'era la finale di Europa League finita 0-3 per l'Atletico Madrid contro Marsiglia. Notizie invece del basket, Serie A 1, quarti di finale, Varese ha perso contro Brescia per 64 a 69, invece Cantù ha perso contro Hermani Milano per 65 a 74. Golden State, giocato nell'NBA, nel semifinale, Boston Celtic ha vinto 107 a 94 contro i Gravelix. Serie A2, quarti finale, dove possiamo ormai leggere anche la CSA, ha perso contro San Casale per 81-61 e quindi è di sotto di 2-0. Invece Bologna ha vinto 77-68 contro Verona e siamo anche lì 2-0. Notizie del Giro d'Italia, come dicevo ha vinto ieri Simon Yates, secondo Tom Dumoulin, terzo Davide Formolo. Invece nel Tour della California ha vinto ieri Evan Gerder, secondo Bevit, terzo Hart. Andiamo invece a vedere le programmazioni per stasera, ma stanotte ha già giocato la NBA, la MLS, cioè calcio americano, 2-2 tra Vancouver e St. Louis. Invece sta giocando le europee di Under 17, l'Italia è in vantaggio di 2-1 per adesso, in tempo reale 2-1 dell'Italia contro il Belgio per andare in finale europee di Under 17. Invece alle 20 giocherà Inghilterra contro Olanda. Sarà la basket di Serie A2 stasera, ai quarti di finale, Cremona contro Venezia alle 20:30, invece Trento giocherà contro Avellino alle 20:45. Invece, semifinali, il Golden State Warriors è stata recuperata da Houston Roger 1-1, totale di gare, e ha vinto Houston Roger per proprio 127 a 105. Ciclismo in questo momento si sta percorrendo, sono stati già percorsi 141 km su 214, da Osimo a Imola. Notizie invece per domani. Andiamo a vedere. Ci sarà tutta la Serie B con la 42esima giornata. Alle 20:30 giocheranno Cittadella contro Provercelli, Venezia contro Pescara, Empoli contro Brescia, Empoli contro Perugia, Novara contro Vittor Entella, La Spezia contro Parma, Salernitana contro Palermo, Provercelli, cioè, scusate, Frosinone contro Foggia, Cesena contro Cremonese, Bari contro Carpi, Ascoli contro Brescia, Ternana contro Avellino. Notizie invece dal basket, semifinale di Eurolega, c'era Benefice alle ore 18 contro Kaunas e CSKA Mosca contro Real Madrid alle ore 21.
domani la tappa numero 13 da Ferrara a Vernesa della battaglia. E vi dirò già che ci sarà la puntata speciale dopo di questo TG sulla tappa di oggi e l'anteprima per domani. E invece ci saranno le prove libere 1 e 2 per le Moto 3, Moto 2 e MotoGP del Gran Premio di Francia. Alle 9 del mattino per le prove libere 1 per la Moto 3, alle 11 per la Moto 2, alle 10 per la MotoGP. Invece in prove libere 2, Moto 3 all'una di pomeriggio, invece prove libere 2 per Moto 2 alle 3 e prove libere 2 MotoGP alle ore 14, cioè alle 2 del pomeriggio. Bene, mi pare non ho dimenticato niente, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani con tutte le novità, sicuramente un TG a due parti del TG Sport. Vi ringrazio a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domani, come dicevo, con due parti, e invece fra poco, perché vuole ascoltare il speciale puntata del 101esimo Giro d'Italia. Grazie a tutti, buona giornata a tutti voi!